Ciao a tutti e bentornati all'appuntamento con i libri. Quest'oggi parliamo di una trilogia i cui primi due libri sono già usciti per la casa editrice Giunti, davvero davvero interessante. Mi riferisco a Rebel, il cui primo volume era Il deserto in fiamme, e il seguito uscito da pochi mesi, Il tradimento di Alwyn Hamilton. Ne abbiamo già parlato all'interno di Bookmania nei mesi scorsi perché appunto è un romanzo che ci ha particolarmente colpiti. Diciamo che è rivolto a un pubblico di adolescenti, ma può essere apprezzato notevolmente anche da chi ha qualche anno in più. Ci troviamo in una sorta di passato che potremmo definire medievale, nel deserto, insieme a una serie di personaggi che potrei definire senz'altro unici. All'interno di questo romanzo c'è la fantasia, c'è la magia, c'è il sentimento, c'è l'avventura e soprattutto c'è ci sono i miti dell'estremo oriente, tra cui appunto i ginni, che sono appunto i geni, i buraki, che sono questi animali a metà tra cavalli e divinità fatti di sabbia. Ci sono tantissimi personaggi comprimari in questa storia. La protagonista però si chiama Amani ed è in fuga dal deserto. Lei sa che il luogo dove si trova non è quello in cui vorrebbe stare e sa che non è lì il proprio destino. Viene definita da tutti il bandito dagli occhi blu per la sua propensione e per la sua capacità di avere una mira spettacolare, quella che la mette sempre nei guai quando partecipa a gare di tiro appunto con la pistola. Ebbene, Amani un bel giorno si trova coinvolta in una situazione e scopre che l'andare via dal suo paese non sarà andare via in maniera pacifica, ma sarà scappare, e lo farà insieme a un misterioso personaggio che viene soprannominato Serpente dell'Est. Ebbene, ogni modo alla fine le torna utile per andare via, ma si ritroverà coinvolta in qualcosa di molto più grande di lei. Infatti il Miraji, la zona in cui vive, è governata da un sultano sanguinario, e uno dei figli di questo sultano, il principe ribelle, sta cercando di combattere una battaglia intestina per poter sconfiggere il padre. Alla fine del primo volume, senza spiegarvi che cosa succede, Amani si ritroverà alla corte del principe ribelle, e nel secondo romanzo si troverà ad affrontare il sultano in prima persona. Non voglio anticiparvi altro perché è davvero un'esperienza leggere questi due libri in attesa ovviamente del terzo, perché l'autrice è stata bravissima a rendere realistica un'ambientazione così surreale come quella del deserto, così ipoteticamente lontana dal nostro vivere, dal nostro modo di essere, ma estremamente affascinante e intrigante proprio per la mitologia araba di cui è permeato l'intero libro e la storia, in particolare di Amani e di Jin, questo serpente dell'est. Senz'altro vi conquisterà tantissimo l'ambientazione, ma anche un'eroina che per una volta non ha bisogno di un principe azzurro a salvarla, ma è lei che più volte prenderà l'iniziativa. È un'eroina di quelle intelligenti che sono padrone del proprio destino e dei propri limiti. Vi piacerà senz'altro. Vi consiglio quindi Rebel, il primo volume, Il deserto in fiamme, il secondo, Il tradimento, in attesa poi di leggere anche il terzo. Tra l'altro le copertine italiane sono stupende, e per questo un plauso in particolare anche alla casa editrice Giunti, che ha portato appunto qui nel nostro paese questa bellissima storia. Noi lo consigliamo a tutti gli amanti del fantasy, all'amante delle ambientazioni particolari e delle eroine davvero intelligenti. E con questo è tutto anche per questa edizione. Vi ricordo che gli appuntamenti passati li trovate anche sul blog Wonderful Monster alla voce Bookmania. Un saluto da Erika Zini e appuntamento alla prossima!